L'ordine del giorno reca le audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Camera 2160 Molinari e Camera 2307 Maggi in materia di produzione, traffico e detenzione di sostanze di detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Amelia Luise, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e di Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti di Umbria e Lazio. Le odierne audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. I deputati partecipanti da remoto dovranno essere visibili al momento del loro intervento e che dovrà ovviamente essere udibile. In base alle disposizioni adottate dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Chiedo al dottor Anastasia se ci siano problemi in merito. No, naturalmente no. Benissimo, la ringrazio. Quindi dispongo l'attivazione dell'impianto. E ancora la dottoressa Luise non è collegata. Noi andiamo avanti con la nostra audizione. E chiedo al nostro audito di contenere il proprio intervento nell'arco di una decina di minuti, in modo tale che poi i deputati possano porre le domande, alle quali seguirà l'eventuale replica dell'audito medesimo, che potrà inviare alla segreteria della Commissione Giustizia un documento scritto o farlo pervenire successivamente, qualora non l'avesse già fatto. Anche questa documentazione verrà posta a disposizione dei deputati tramite pubblicazione sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Stefano Anastasia, garante dei diritti dei detenuti di Umbria e Lazio, che saluto e ringrazio per la sua disponibilità. A lei la parola. Grazie Presidente, grazie a tutti i componenti della Commissione. Io ho acceso la videocamera, ma se c'è un difetto di comunicazione mi prego di dirmelo, ovviamente segnalatemelo voi. Se siete in condizioni di ascoltarmi, io posso andare avanti. Sì, la interrompo solo un attimo per salutare un collaboratore. Si è in questo momento collegata la dottoressa Luise, un attimo solo così, eccoci qua. Sì, buonasera dottoressa Luise. Sì, vedo che mi sente, chiederei un attimo di dare atto che lei mi sente. Sì, la sento benissimo. Sì, grazie. Le chiedo se ci sono opposizioni alla trasmissione sulla web TV della Camera dei Deputati del suo intervento. Nessun problema. La ringrazio. Allora la pregherei di silenziare un attimo il microfono, così proseguiamo con l'intervento del dottor Anastasia e poi sentiremo lei. La ringrazio molto. Grazie. Prego, dottor Anastasia, a lei la parola, una decina di minuti, prego. Perfetto, la ringrazio. Grazie Presidente, grazie ancora a tutti i componenti della Commissione per questo invito. Appunto, come diceva il Presidente presentandomi, io sono garante delle persone private della libertà per le regioni Lazio e Umbria. E in queste mie funzioni svolgo anche un'attività di portavoce della conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà. Va bene, sì? Non abbiamo difficoltà. Ok. Mi scusi, forse c'è un qualcosa di metallico che vibra vicino al microfono, è possibile? C'è un'interferenza? Però per sicurezza stacco il cellulare. Quindi dicevo,
la prospettiva da cui parlo è evidentemente la prospettiva della osservazione del nostro sistema penitenziario, in modo particolare a livello territoriale, e diciamo, gli effetti che la legislazione vigente ha sul sistema penitenziario. E quindi evidentemente anche quali possono essere gli effetti delle proposte che sono state avanzate riguardo appunto al medesimo sistema penitenziario. E come mi pare abbia già illustrato alla Commissione il Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà, la legislazione sugli stupefacenti ha un impatto notevole sul sistema penitenziario italiano, nella misura circa di un terzo delle cause di ingresso all'interno degli istituti penitenziari e nella misura circa di un terzo delle presenze all'interno degli istituti penitenziari. E quindi evidentemente incide in maniera significativa anche su quello che è uno dei mali cronici del nostro sistema penitenziario, che come tutti sanno sono le condizioni di sovraffollamento. Sotto questo profilo appunto abbiamo una costanza di dati ormai nel tempo, per effetto della legislazione vigente, di cui è bene in modo particolare, in prima battuta, rilevare la grande incidenza che ha l'articolo 63 del DPR 309-90 su queste presenze in carcere, e la minore incidenza che viceversa l'altra importante articolo in materia, che è il 74, che è quello che prevede l'associazione per traffico di sostanze stupefacenti, che quindi vede evidentemente coinvolte le figure di primo piano nelle organizzazioni. È assai più difficile nella rilevazione delle tendenze in atto riuscire a distinguere all'interno degli istituti penitenziari, del sistema penitenziario, l'incidenza che hanno le specifiche articolazioni dell'articolo 73 e quanto evidentemente all'attenzione di questa commissione. E io ho potuto fare in questi giorni, quindi poi mi riservo di fornire documentazione alla Commissione, ho potuto fare una rilevazione di quanto risulta negli istituti penitenziari delle due regioni in cui esercito le funzioni di garante, quanto appunto alla presenza e alla distinzione tra le due previsioni dell'articolo 73,1 e dell'articolo 73,5. Sotto questo profilo dobbiamo dire che certamente le cause di detenzione per violazione dell'articolo 73,5 all'interno degli istituti di pena sono sicuramente, dal punto di vista statistico, meno rilevanti degli altri due principali fattispecie, cioè il 73,1 e il medesimo articolo 74, appunto, facevo prima riferimento. E ciò che però forse va rilevato, quindi questo solo per informazione della Commissione, poi ripeto potrò fornire documentazione più specifica, negli istituti di pena del Lazio i detenuti per violazione dell'articolo 73,5, quindi per fatti di università, corrispondono al 6% della popolazione detenuta. Negli istituti di pena dell'Umbria corrispondono al 7% della popolazione. Ovviamente percentuale che rientra nel complessivo 30% di cui si diceva prima, delle persone detenute per violazione del DPR
diciamo, l'incidenza è un'incidenza certamente minore, ma non trascurabile, tanto più che soprattutto in prima fase, cioè in fase immediatamente successiva all'arresto e alla convalida del fermo, frequentemente la distinzione della fattispecie tra il comma 1 e il comma 5 non viene immediatamente rilevata, fa parte, diciamo così, di un percorso di definizione del reato che interviene in fase successiva, e questo noi lo registriamo anche per il basso numero, appunto, di trattenimenti che sono riferibili a 73,5 in fase di arresto, esattamente perché come si è già discusso, come diciamo, le proposte pongono in discussione, appunto, uno dei punti esattamente la questione relativa alla facoltatività, alla obbligatorietà o finanche al divieto di arresto in flagranza per fatti di illegalità. Il dato comunque ci dice, appunto, che in fase di primo ingresso all'interno dei tipi di pena, la fattispecie dell'articolo 73 tende a coprire molte condotte che poi verranno specificate in corso d'opera. Quando vengono specificate hanno questa dimensione, appunto, a cui facevo prima riferimento, quindi una rilevazione del 6-7% di detenuti che sono in carcere per detenzione di lieve entità di sostanze stupefacenti, che è, diciamo, un dato statisticamente significativo sul complesso della popolazione di tutti. Questo rende evidente dal mio punto di vista quanto, appunto, la previsione dell'articolo 73,5 sia una previsione tutt'altro che licenziosa, mi pare, come già abbia sostenuto nel corso delle vostre audizioni il generale maggiore, appunto, dirigente della struttura interposta presso il Ministero degli Interni. Il crimine attualmente esistente, diciamo, nell'ipotesi, appunto, dell'arresto facoltativo in flagranza, fa sì che e quindi anche, diciamo, che la facoltatività della missione a sanzioni alternative al carcere, fa sì che attualmente il sistema penitenziario già accolga detenuti per violazione articolo 73,5, e quindi, diciamo, si pesano sul complesso delle problematiche del sistema penitenziario. Le motivazioni che sono all'origine delle proposte, come si sono proposte radicalmente diverse, quindi le motivazioni anche radicalmente diverse, e io mi soffermo innanzitutto, diciamo, sulla proposta avanzata originariamente dalla Camera 2760, e che appunto, diciamo, tende a superare la previsione della lieve entità e quindi a condurre a un principio di maggior rigore e a una posizione più severa delle condotte che attualmente vengono severe, diciamo, il cui trattamento penale è assegnato. E sotto questo profilo io mi permetto di dire che l'esperienza storica, l'esperienza dell'applicazione di una legislazione comunque rigorosa in materia di detenzione e circolazione di sostanze stupefacenti, che è vigente in Italia ormai da 30 anni, è, diciamo, l'esperienza di una legislazione che si dice che l'aggravamento del sistema punitivo, delle previsioni penali previste all'interno della legislazione, non produce di per sé quell'effetto deterrente che nella proposta da cui è partita la discussione di questa commissione viene avanti.
Quindi la previsione di ricondurre nel novero generale dell'articolo 77,1 diciamo, le condotte, diciamo, anche attualmente sono scriminate come condotte di lieve entità, diciamo, e diciamo, sotto questo profilo, per quanto diciamo, possa essere argomentato secondo usuali argomentazioni riguardo alle funzioni del diritto penale, come una previsione che può in qualche modo ridurre i comportamenti degli sforzi che si intendono, l'esperienza pratica ci dice purtroppo che questo assioma non funziona in modo particolare su alcune condizioni specifiche che sappiamo essere quelle legate specificamente ai casi di violenza, quello che emerge esattamente questo, sono legate alle condizioni di consumo se non di dipendenza di sostanze psicotrope. Sotto questo profilo la minaccia di un intervento penale più rigoroso in senso di poter dire sulla base di valutazione dei principi di esperienza che difficilmente potrà portare un risultato quanto a contrazione dei fenomeni delittuosi su cui si intende intervenire. Viceversa, il rischio diciamo, dell'adozione di una linea di politica criminale di questo genere, il rischio dell'adozione della politica criminale di questo genere è evidente quello di appesantire ulteriormente il sistema penitenziario, rendendo molto più difficile quella funzione di trattamento e di preparazione al reinserimento sociale delle persone rispetto al quale voglio anche dire che il sistema, questo lo dico in modo particolare come garante nominato da due istituzioni regionali, quindi che lavora molto evidentemente in rapporto, in connessione con il tema dei servizi sociosanitari delle istituzioni regionali, tanto più che quel doppio binario che era stato delineato in modo particolare, in maniera particolarmente marcata dalla cosiddetta legge sui Giovanardi, che voleva appunto un'alternativa tra istituzioni penitenziarie e percorsi riabilitativi dentro strutture comunitarie, è un percorso che abbiamo visto oltre una certa capacità di investimento non riesce anche quello a rendere. Quindi l'idea di aggravare le pene, poi di ipotizzare un maggior ricorso a strutture comunitarie è ovviamente diciamo, un percorso molto, molto tortuoso, perché non è detto che anche quello produce risultati. Quindi sotto questo profilo appunto io mi permetto di segnalare diciamo, alla Commissione incertezza quanto alla possibile resa di questa soluzione e viceversa quanto il sistema penitenziario possa essere ulteriormente aggravato di quella parte a cui faceva riferimento anche il generale maggiore nell'audizione che citavo prima, appunto quella parte dell'azione dell'articolo 73,5 e viceversa sono trattati per esempio in fase diciamo di indagine processuale a piede libero o che possono essere trattate in fase esecutivo penale attraverso la possibilità di promozione di lavori di pubblico. Laddove diciamo, queste alternative venissero meno, il sistema penitenziario e quindi anche la sua capacità di produrre diciamo, prese in carico e reinserimento sul territorio ne verrebbe diciamo, sensibilmente aggravato. Quindi queste sono le indicazioni che mi sembra di poter rilevare in vista. Ovviamente sotto questo profilo
la proposta Maggi, che è una proposta di segno diametralmente opposto, e si fa carico anche e soprattutto delle problematiche legate ai percorsi Mi scusi, di dottor verifica. Anastasia, la pregherei di avviarsi a conclusione perché grazie. Ho praticamente concluso e quindi diciamo, la proposta Maggi che disegno praticamente opposto invece si fa carico di queste preoccupazioni che io ora ho espresso di capacità del sistema penitenziario effettivamente di poter gestire diciamo, i fatti di questa natura e condizioni di questa natura e quindi diciamo, in qualche modo restituisce al territorio la necessità di prendere in carico problematiche assai complesse, sicuramente sono assai complesse sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista della presa in carico di persone che hanno diciamo, condizioni di salute, di dipendenza, non sempre diciamo, si fa. Detto questo, rispondo anche alla sollecitazione del Presidente, quindi chiudo questo mio intervento. Grazie ancora. Grazie molte a lei. La pregherei di silenziare il microfono cortesemente e do ora la parola alla dottoressa Amelia Luise, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che pregherei anch'essa di contenere il suo intervento nell'arco di una decina di minuti. Grazie, grazie dottoressa, grazie per essere qui con noi e a lei la parola. Grazie a voi per avermi invitato. Desidero rivolgere prima di tutto un sentito ringraziamento per questa opportunità, per offrire il mio contributo nell'ambito dei lavori di questa commissione. Le proposte 2307 e 2106 riformano l'articolo 73,5 in senso opposto con riferimento al trattamento sanzionatorio. Quale rappresentante della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, il mio intervento assumerà connotazioni un po' più operative con riferimento specifico però a quelle che sono le attività di indagine e di contrasto dei delitti in materia di traffico di sostanze stupefacenti da parte dell'autorità giudiziaria, con qualche riflessione sulle possibili conseguenze dell'adozione di una delle due proposte di legge in esame. Cominciando dalla proposta di legge Maggi, e cioè la 2307, vediamo che riduce complessivamente le pene dell'articolo 73,5, distinguendo il trattamento sanzionatorio anche sulla base del tipo di sostanza stupefacente di cui il reo sia stato trovato in possesso. L'obiettivo, come dichiarato pure dagli onorevoli che hanno presentato questa proposta, è quella di diminuire la pena edittale per i fatti di identità, introducendo in luogo dell'attuale comma 5 dell'articolo 73 l'apposito articolo 73 bis, che prevede una differenziazione tra le condotte di lieve entità a seconda che si tratti di droghe pesanti, comminando quindi la reclusione da 3 mesi a 2 anni, oppure leggere, comminando la diversa reclusione prevista da 1 mese ad 1 anno. Devo dire che la distinzione tra droghe leggere e pesanti è meritevole di apprezzamento. La previsione della proposta di legge 2307, a differenza del quadro normativo attuale, infatti, di differenziare questo trattamento sanzionatorio a seconda del tipo di sostanza oggetto di spaccio, non solo risponde al principio di proporzionalità della pena, ma anche a una funzione preventiva rispetto al crimine più grave, ossia lo spaccio di sostanze stupefacenti pesanti. Siccome oggi infatti lo spaccio di lieve entità tra droghe leggere e pesanti è punito allo stesso modo, senza differenziare, lo spacciatore potrebbe trovare sicuramente più vantaggioso dal punto di vista economico dedicarsi allo spaccio di droghe pesanti, atteso che nell'ottica di un'eventuale condanna sarebbe punito allo stesso modo che se avesse trattato o ceduto, trasportato e insomma messo in atto una delle condotte previste dall'articolo 73 rispetto a droghe leggere. Il trattamento sanzionatorio differenziato previsto dunque dal novello articolo 73 bis risponde secondo me a criteri di ragionevolezza e congruità della pena. Altro aspetto meritorio della proposta di legge 2307 è quella di rafforzare l'autonomia dell'istituto dello spaccio di lieve entità, con la definizione appunto di un apposito articolo, il 73 bis, in luogo dell'attuale 73,1, 2, 3, 4, 5 bis, 5 ter. E questo consente una rilevazione autonoma nelle statistiche giudiziarie, dove ad oggi vengono invece affastellati, ricompresi, casi che sono
completamente diversi, tutti comunque sussumibili nell'articolo 73 attuale vigente, per portata criminale, perché nell'attuale articolo 73, suddiviso nei vari commi, sono previste le condotte di spaccio, cessione, eccetera, per droghe pesanti, droghe leggere, ed è prevista sia la condotta lieve che la condotta, diciamo, ordinaria oppure non lieve, come la si voglia chiamare. Di contro, vi è da dire che però i nuovi limiti edittali previsti dall'articolo 73 bis non consentono neppure più l'arresto facoltativo in flagranza. Ebbene, tale misura rappresenta per la popolazione comunque uno strumento per contrastare il fenomeno diffuso dello spaccio su strada, che viene comunque percepito dalla collettività, dalla popolazione, come una delle cause che creano insicurezza e senso di illegalità nelle città, specialmente nelle aree periferiche e in quartieri tristemente noti appunto per lo spaccio al minuto. Da questo punto di vista, a mio sommesso parere, sarebbe meglio innalzare i limiti edittali di pena per consentire quantomeno l'arresto facoltativo in flagranza per lo spaccio, almeno per lo spaccio di lieve entità, di droghe pesanti, e quindi prevedere una pena della reclusione che sia superiore nel massimo a 3 anni, che consente, ex articolo 381 CPP, l'arresto facoltativo, quindi almeno 3 anni in luogo dei 2 anni che sono previsti nella proposta di legge. Questo anche perché parlare di progressiva legalizzazione della cannabis, come da parte dei deputati dell'intergruppo parlamentare che ha presentato la proposta, può contribuire a ad abbassare la percezione del rischio alla salute comunque connessa all'utilizzo di droghe, b favorire la discesa dell'età media del primo contatto degli adolescenti con le sostanze stupefacenti. Questo per il primo comma del 73 bis. Passiamo al secondo comma. Si osserva come questo dilati l'applicazione dell'attuale comma 5 bis del vigente articolo 73. Cioè il comma 2 trasferisce praticamente il contenuto del comma 5 bis che è vigente oggi in tema di lavoro di pubblica utilità, aggiungendo la definizione di abituale perché è previsto il tossicodipendente e l'assuntore. Per l'assuntore ci aggiunge l'aggettivo abituale. Devo dire che questo è pregevole come aggiunta, come aggettivo in più, perché se si dovesse tenere conto del vero dato letterale della norma, si darebbe praticamente la possibilità del lavoro di pubblica utilità anche ad un assuntore occasionale, con sicura violazione della ratio della norma. Ed inoltre, questo comma 2 che dilata l'applicazione del vigente comma 5 bis, esige oggi, cioè esigerà, se verrà approvata la proposta, la previsione di una certificazione dello stato di tossicodipendenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale o comunque da una struttura privata autorizzata. Ora, quanto allo specifico trattamento per il tossicodipendente, questo disegno, diversamente dalla proposta di legge Molinari, mantiene dunque la possibilità del lavoro di pubblica utilità in un'ottica della pena che mira anche alla riabilitazione del soggetto che commette reati. E questo intento lo considero, oltre che lodevole, anche confacente alla funzione rieducativa della pena, articolo 27,3 della Costituzione, e anche confacente al principio di reinserimento sociale del condannato. Emerso, lo sappiamo da altre relazioni, che un quarto della popolazione carceraria per violazione dell'articolo 73 è composta da persone tossicodipendenti e quindi costituisce un dovere morale, oltre che giuridico, per i principi suddetti, cioè la funzione rieducativa e di reinserimento sociale, offrire ai tossicodipendenti un'opportunità di riscatto e di integrazione piuttosto che di mera punizione. A fronte di reati che sono talvolta commessi anche a cagione dello stato personale di salute, senza contare che spesso la carcerazione incide purtroppo negativamente anche sulla possibilità di recidiva dei tossicodipendenti. Ribadire quindi la possibilità per gli assuntori appunto abituali o tossicodipendenti di accedere alle misure alternative alla detenzione è sicuramente, a mio parere, preferibile rispetto alla proposta di legge Molinari, che le vede invece come un mero trattamento di favore e abroga sic et simpliciter il comma 5 bis, anche 5 ter, vedremo. Analogamente, argomento per il terzo comma del novello 73 bis da approvare, che ripropone e mantiene il vigente comma 5 ter, che estende appunto le disposizioni del vigente comma 5 bis anche nell'ipotesi che il tossicodipendente commetta un reato diverso da quelli dell'articolo 73, purché
sia commesso questo reato diverso una sola volta e purché la condanna non superi un anno. Ecco, è proprio il limite massimo della pena inflitta di un anno che potrebbe far propendere per questa soluzione piuttosto che per le ordinarie misure alternative. E cioè, secondo me, preferibile far lavorare il condannato piuttosto che, accedendo alle ordinarie misure alternative alla detenzione, trattenerlo agli arresti domiciliari in detenzione domiciliare oppure affidarlo ai servizi sociali. Tanto più che il lavoro sostitutivo nella proposta di legge Maggi prevede pure la verifica dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'ufficio locale di esecuzione penale, che riferirà periodicamente al giudice come previsto dal comma 2 e quindi per il vigente comma 5 bis, e che sarebbe meglio prevedere espressamente anche per il comma 3, che praticamente trasfonde nella proposta l'attuale comma 5 ter. Passiamo al comma 4 del 73 bis. Leggiamo che introduce la non punibilità di chi coltiva un numero limitato di piante di cannabis idonee finalizzate alla produzione di sostanze, leggo letteralmente dalla proposta, finalizzate alla produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope destinate ad un uso esclusivamente personale. Ebbene, tale previsione pare lampante come una sorta di attuazione legislativa della sentenza Sezioni Unite della Cassazione 12.348 del 19 dicembre 2019 in tema di liceità della piccola coltivazione domestica di cannabis, quando la stessa sia destinata all'uso esclusivamente personale, atteso che, leggo dalla sentenza della Cassazione, sono insuscettibili di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti. Letto però così com'è, il comma 4 dell'articolo 73 bis impedisce tu pure l'applicazione di qualsivoglia sanzione, sia penale che amministrativa, e questa proposta va oltre l'orientamento espresso dalla Cassazione con la suddetta sentenza, perché questa, la sentenza, ha escluso dall'ambito dell'applicazione della norma penale l'attività di coltivazione domestica di minime dimensioni, ma ha ribadito la configurabilità del reato nel caso in cui sia stata accertata la conformità della pianta al tipo botanico previsto, la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Quindi, la qualificazione di piccola coltivazione domestica ricorre solo quando, precisa la Cassazione, per tecniche rudimentali utilizzate, scarso numero di piante, modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile e la mancanza di indici di destinazione al mercato, il raccolto appare finalizzato esclusivamente all'autoconsumo. Tuttavia, secondo la Cassazione, poiché la coltivazione domestica comunque produce sostanza stupefacente, restano applicabili le sanzioni amministrative previste dal testo unico degli stupefacenti all'articolo 75, e non perché il soggetto agente sia un coltivatore, ma perché il soggetto agente è comunque un detentore di droga per uso personale e restano quindi di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del testo unico che la proposta di legge Maggi intende invece sottrarre. Quindi praticamente la proposta in esame sottrae il responsabile anche dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di detenzione di hashish e marijuana coltivate in casa. E questo, tale previsione, secondo me, potrebbe contrastare con gli articoli 3 e 14 della Convenzione ONU siglata a Vienna il 20 dicembre dell'88, che impone ai paesi aderenti di adottare sanzioni non necessariamente penali, vanno bene anche quelle amministrative, per l'ipotesi di detenzione di qualsiasi sostanza stupefacente. E ho finito con l'esame della proposta di legge Maggi, passiamo alla proposta di legge 2160 Molinari. Allora, vediamo che la stessa apporta una modifica al comma 5 con un consistente aumento delle pene, che passano così, lasciamo stare la pena pecuniaria, da 6 mesi a 4 anni, alla pena prevista da un minimo di 3 anni al massimo di 6 anni. Ora, ricordo che la fattispecie di lieve entità che è stata introdotta dal testo unico degli stupefacenti fin dalla sua emanazione nel 1990 ha avuto lo scopo di attenuare il regime sanzionatorio molto severo che era previsto per le condotte illecite ordinarie, cioè quelle previste dai commi precedenti, nel caso in cui per mezzi, modalità, circostanze dell'azione oppure per qualità e quantità delle sostanze i fatti descritti potessero appunto considerarsi di lieve entità. Ebbene, l'accoglimento della proposta Molinari porterebbe al risultato non ragionevole che la fattispecie di lieve entità
verrebbe punita con un minimo di pena, ricordiamolo, 3 anni, che è superiore a quello previsto dal comma quarto, che prevede 2 anni di reclusione, e dunque per le fattispecie ordinarie di spaccio, tenendo sempre conto che si tratta di sostanze della tabella 2. Ciò significa che se la norma venisse così approvata, il reato di chi spaccia quantità consistenti di sostanze stupefacenti leggere verrebbe punito con una pena da 2 a 6 anni, mentre chi agisse con modalità sussumibili nella fattispecie della lieve entità verrebbe punito con una pena superiore nel limite edittale, prevista cioè dai 3 ai 6 anni, sorvolando sul massimo della pena che è uguale per tutti, il massimo edittale 6 anni, sia per chi spaccia consistenti quantità che per chi spaccia lievi quantità, quantità da considerare di lieve entità. Questo contrasta, secondo me, insanabilmente col principio di ragionevolezza che pure costituzionalmente sancito, che esige che le disposizioni normative contenute in atti di legge siano adeguate e congruenti al fine perseguito dal legislatore, che nel caso di specie, ricordo, e ripeto, è quello di attenuare il regime sanzionatorio molto severo stabilito per le condotte illecite previste dai commi precedenti. La modifica proposta comporterebbe pure un'evidente disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, perché la cessione di un piccolo quantitativo di cannabis da parte di un incensurato verrebbe punita, qualora il giudice decidesse di applicare il minimo edittale, con una pena più alta, appunto il minimo edittale previsto di 3 anni, rispetto a quella prevista per lo spacciatore di quantità più consistenti, che invece di 2 anni. Nel caso di accoglimento della proposta, quindi ritengo che sarebbe opportuno aumentare altresì i limiti edittali per le fattispecie ordinarie non lievi previste dal quarto comma. Questo in virtù del principio di proporzionalità che ha già reso più volte necessario l'intervento della Corte Costituzionale, come con la nota sentenza numero 40 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 73, primo comma, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di 8 anni anziché 6, bacchettando il legislatore proprio per la mancata osservanza del principio di proporzionalità, così affermando, leggo dalla sentenza: non può essere ulteriormente differito l'intervento di questa Corte sul che si consideri che il minimo edittale del fatto di non lieve entità, ricordo 8 anni, è pari al doppio del massimo edittale del fatto di lieve entità, che è 4 anni. Continua la sentenza: si è progressivamente scavata la lamentata profonda frattura che separa il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità da quello del fatto lieve, senza che il legislatore abbia provveduto a colmarla, nonostante i gravi inconvenienti applicativi che essa può determinare. Si ricorderà infatti che per la nota sentenza caducatoria no, numero 32 del 2014, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della legge Fini-Giovanardi, avevano ripreso vigore le disposizioni dell'articolo 73 nell'originaria formulazione della legge Iervolino-Vassalli del 1990. Quindi i limiti edittali contemplati dal comma quinto vennero ridotti passando dalla pena della reclusione prevista da 1 a 5 anni alla pena della reclusione prevista da 6 mesi a 4 anni, legge Iervolino. Questa scelta ha avuto ovviamente importanti influenze dal punto di vista del mio lavoro, e cioè dell'adozione di misure precautelari e cautelari. Per effetto dei nuovi limiti edittali, sappiamo infatti che non è possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza, e non è consentito neppure chiedere e disporre la custodia cautelare in carcere per le condotte di cui al comma quinto. Infatti, ricordiamo che l'arresto obbligatorio è precluso dalla clausola di salvezza che la Molinari appunto elimina, ma non ci sarebbe neanche stato bisogno, perché alzerebbe comunque i limiti edittali. Allora, l'arresto obbligatorio è precluso dalla clausola di salvezza dell'articolo 380, che al comma 2 dice appunto, premettendo che è permesso l'arresto obbligatorio per i reati di spaccio, dice al secondo comma, salvo che per i delitti di cui al comma quinto. L'arresto facoltativo invece è possibile, però l'articolo 381 ne subordina la procedibilità, gravità del fatto o pericolosità del soggetto che sia desunta da personalità o circostanze del fatto, e tali requisiti si sa che risultano spesso difficilmente conciliabili con i tratti caratterizzanti dell'ipotesi di identità. La Dottoressa, custodia la cautelare. pregherei di... Mi scusi se mi permetto di Sì. interrompere, la pregherei di cercare di andare a sintesi e a conclusioni, per Sì, ho favore. quasi Grazie, finito. grazie, grazie, dottoressa. Sì.
E allora, l'innalzamento dei limiti edittali della legge Molinari consentirebbe sia l'arresto obbligatorio in flagranza, sia la custodia cautelare in carcere, e questo potrebbe positivamente fugare le perplessità che spesso affiorano l'opinione pubblica sulla mancata risposta repressiva degli organi a ciò proposti, cioè forze dell'ordine e autorità giudiziarie, a fronte dei reiterati episodi di piccolo spaccio spesso concentrate in quartieri perciò tristemente noti o in aree periferiche della città. Occorre però considerare che aumentando i limiti edittali aumenterebbe anche il lavoro delle forze dell'ordine e la densità di popolazione carceraria, ragione per cui bisognerebbe potenziare sia gli organici della polizia che le strutture penitenziarie. Ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottoressa. Chiedo a questo punto se ci sono dei colleghi che intendono porre delle domande. Colleghi in presenza, il collega onorevole Paolini. Prego, onorevole Paolini. Dottoressa, una domanda breve e facile, a risposta secca. Quindi, nella proposta Maggi, a suo avviso, le organizzazioni criminali, che sono spesso dietro lo spaccio anche minuto, avrebbero un maggiore interesse all'approvazione dell'una o dell'altra? In concreto, la norma Maggi non equivarrebbe, a suo avviso, a una sostanziale depenalizzazione, visto che le sanzioni sono di fatto molto teoriche, anche oggi, e così sembrano ancora più teoriche. Infine, per quanto riguarda la proposta Molinari, di cui sono anche io cofirmatario per la verità, quindi parlo pro domo meo, il problema a suo avviso sarebbe di maggior graduazione, di maggiore proporzionalità, maggior ragionevolezza, maggior proporzionalità, oppure il problema è proprio nella impostazione filosofica, diciamo così, per cui pene troppo elevate non sono la soluzione perché, come giustamente osservato lei, comporterebbero inevitabilmente un aumento di arresti di popolazione carceraria, ma che a mio avviso restano comunque l'unico deterrente, perché nell'altro caso vorrebbe dire sostanzialmente che lo Stato consente il libero spaccio, perché non lo puoi né arrestare né fermare, sostanzialmente con pene più teoriche che pratiche. Quindi vorrei il suo parere, ecco, sostanzialmente la domanda è, sintetizzando, chi spaccia professionalmente avrebbe più vantaggio, diciamo, dalla prima o dalla seconda proposta, a suo avviso? Grazie, onorevole Paolini. Non so se ci sono altri interventi. Mi pare di no. Un attimo che verifico. Un attimo solo. No, non ci sono altri interventi. Dottoressa Luisa, prego a lei la parola. Sì, allora, secondo me la proposta di legge Magri è organicamente meglio costruita, nel senso che tiene conto sia dell'aspetto retributivo della pena, anche se con misure basse, che secondo me andrebbero un attimo alzate, ma forse non a livello della Molinari, che pure per lo spaccio di lieve entità prevede pene che sono addirittura superiori allo spaccio ordinario, ragione per cui, per come è costruita la proposta di legge Maggi, che tiene conto non solo dell'aspetto retributivo punitivo della pena, ma anche dell'aspetto di reinserimento grazie al mantenimento degli attuali, dei vigenti comma 5 bis e 5 ter, è meglio costruita la proposta di legge Maggi. Ritengo che però forse per lo spaccio di lieve entità i limiti edittali siano un po' troppo bassi e che resti la frattura che tante volte lamenta la Corte Costituzionale tra la punizione dei fatti di lieve entità e la punizione invece dei fatti considerati ordinari, cosiddetti non lievi. La Molinari potrebbe dare soddisfazione alla collettività perché aumenterebbe il senso di sicurezza. Aumenterebbe il senso, diciamo, di punizione, specialmente per quelle che dicevo essere le realtà più degradate, le periferie. Quindi magari darebbe una risposta pronta e faciliterebbe anche il mio lavoro, devo dire, perché a fronte di limiti più alti io non mi faccio il problema se lo spaccio sia di lieve entità o ordinario. E potrei semplicisticamente ordinare direttamente, richiedere la convalida dell'arresto che sarebbe sempre obbligatorio e non farmi il problema se uno spaccio di lieve entità provenga da persona pericolosa,
provenga sia un fatto grave, nonostante sia difficile dire che è un fatto di lieve entità e al contempo grave per consentirmi l'arresto facoltativo in flagranza, che infatti viene praticamente adottato rarissimamente. Ragione per cui ritengo che la proposta di legge Maggi sia meglio più organicamente costruita e che però i limiti edittali di pena vadano aumentati, anche se non nella misura per lo spaccio di lieve entità della proposta di legge Molinari, che comunque dovrebbe tenere conto anche degli attuali commi 5 bis e 5 ter che consentono la riabilitazione e la rieducazione del condannato che è costituzionalmente garantita e che comunque bisogna tenere in considerazione appena per evitare, per prevenire eventuali, altrimenti sicuri, interventi della Corte Costituzionale. Bene, io ringrazio quindi il dottor Anastasia e la dottoressa Luisa per i loro interventi, per il loro contributo e per l'apporto che hanno portato ai lavori di questa commissione. Li Grazie. saluto ringraziando per il tempo che ci hanno dedicato e dichiaro chiusa questa seduta di audizioni. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera, grazie.